Vice sindaco di Firenze Dario Nardella con noi alla presentazione del libro Andiamo a correre di Fulvio Massini. So che anche lei ha delle esperienze podistiche. No, non particolarmente significative, assolutamente. Corro così per il piacere di correre, mi piacerebbe fare molto di più. Ora sto familiarizzando con la bicicletta da corsa. Mi ricordo qualche annetto fa un certo Lapo Bettucci mi fece questa segnalazione. È vero, sì. Lui è uno che serio, abbastanza serio, che corre. Ma insomma, comunque la cosa più sorprendente è che sempre più persone scelgono la corsa, donne, uomini, a qualunque età, e questo ritengo che sia il dato più significativo di uno sport in grande crescita. E Firenze quest'anno è città europea dello sport, prossimo anno mondiali di ciclismo, Firenze che si è dotata di percorsi per correre nel centro di Firenze e non solo per podisti ma anche camminatori. Che altro può fare la città di Firenze per questo sport e anche per tanti altri? Beh, io penso che per questo sport noi dovremmo sempre di più fare in modo che già da giovanissimi, dai ragazzi, dalle scuole si possa apprendere il piacere della corsa, i vantaggi della corsa. Certamente su questo possiamo fare molto, molto di più. Del resto Firenze ha una grande tradizione sul podismo, noi abbiamo tantissime corse, da partire dalla Firenze Marathon, la Guarda Firenze, la Notturna di San Giovanni, la 100 km del Passatore che partirà tra qualche giorno. Insomma, grande tradizione e soprattutto entusiasmo dei fiorentini che sono prima di tutto i protagonisti di queste corse. Anche chi non corre, ho notato con piacere, ha la pazienza magari una domenica di vivere qualche disagio lasciando a casa la macchina per consentire agli atleti di fare le corse lungo le strade della città. Come si diceva, poi Firenze si è anche dotata negli ultimi mesi di una rete di percorsi, si chiama Firenze The Walking City, che consente a chi vuole fare jogging, a chi vuole correre per il tempo libero di vivere più da vicino il centro storico di Firenze o anche le colline circostanti, i parchi della città. Sicuramente dunque l'impegno sulla corsa è un impegno concreto e la presenza di personalità come Fulvio Massini oggi con questo libro è la testimonianza del fatto che nella nostra città c'è una grande conoscenza, un grande patrimonio di dirigenti, di atleti, di trainer che vivono la corsa quotidianamente. Il mondo del running in generale insieme alle istituzioni sembra cambiare. Mi permetto di ricordare l'esperienza che in Piemonte, in pochi per il momento sanno di questa cosa, però la Maratona di Torino insieme alla Regione Piemonte sta cercando di lavorare sulla salute in generale, anche perché oggi l'80%, 75-80% delle spese delle nostre regioni è sulla sanità, sia per malattie per tante altre cose, e quindi l'idea è di iniziare a fare una sorta di prevenzione usando lo sport, in questo caso in generale partendo dalla corsa che forse è la cosa più semplice. Può essere una strada anche questo per risparmiare in tempi economici che non sono semplici? Assolutamente sì. Noi spendiamo troppi soldi in spese sociali, sanitarie, e trascuriamo il fatto che lo sport a livello di prevenzione e di stile di vita può essere invece il migliore investimento da fare.